C'è qualcuno che chiede di parlare? Allora mi date il nominativo, una alla volta. Chi parla per prima? Uno o due? Palmiro? È uguale. Allora manca. È il primo dopo che mi interessa. Vabbè, qualcuno deve dare la parola. Manca. Poi di Lorenzo, Bergamo. Ok, allora, la parola al consigliere Manca. Niente, grazie segretario per questa brillante esposizione. È chiaro che dalla relazione che è venuta sono tre i punti fondamentali per me: la trasparenza, che è uscita rafforzata, la formazione dei dipendenti, che è molto importante, e la scelta che fu fatta allora della commissione della stazione appaltante, che è, secondo me, è fondamentale. Anzi, una volta si cercava di far partecipare i comuni alla stazione appaltante nei bandi superiori a 200.000 euro. Oggi ovvio, leggo che Scalefo già con 40.000 euro si affida alla stazione appaltante, è una forma di garanzia molto... Io voglio fare una proposta importante che dovete lavorarci su, secondo me è fondamentale, è la rotazione dei capi uffici, soprattutto, anche per non creare quella forma, per legge, però mi ha detto il segretario che ci sono grandi difficoltà in questo senso. Questa è la cosa importante. Io lo raccomando. E poi volevo fare solo una domanda. Lei è responsabile dal 2014, ha detto, da dicembre 2014. Cioè dal 2014 ad oggi, questo piano di corruzione ben illustrato, che cosa ha prodotto, che effetti ha avuto sul nostro comune in questi anni? Solo questo, grazie. Una domanda quindi al segretario. Al segretario. Allora, alla fine risponde il segretario. Sì. Allora, il consigliere Berga, o di Lorenzo Berga, chi parla? Io ringrazio il segretario perché mi ha inviato per mail il documento, che sono 30 pagine, quindi è stato abbastanza pesante leggerlo e capirne i contenuti. Poi sono più contento, sono sollevato oggi, quanto capisco bene che si tratta di una proposta di base, e quindi poi sarà la giunta ad approvare. Ma se ho letto bene che la scadenza è il 31 gennaio 2017, quindi entro domani dovrebbe approvarlo, visto che ancora, se ci sono emendamenti o integrazione a questo piano, avrete tempo per farlo. Immagino che c'è un'elasticità, no? Per quanto riguarda questo. Ma comunque non è questo, perché è un coordinamento che dopo la maggioranza, la giunta, il segretario comunicherà. Io sono sollevato al fatto che non è il documento finale, perché e che non si debba approvare il Consiglio Comunale, perché avrei dovuto votare negativamente per una serie di imprecisioni e di superficialità e di incongruenza che ho trovato in questo documento. Il documento, per chi l'ha letto, parte da un'analisi qui del territorio di Scalea, chiede l'autorità nazionale anticorruzione, chiede ai comuni di verificare quali sono le problematiche, i rischi, le situazioni sociologiche e appunto, come ha detto, gli eventuali rischi che un'amministrazione, un ente pubblico, qualsiasi, in questo caso il comune, può rischiare di intercorrere. Io ho letto il documento e sia l'analisi del contesto interno, ma soprattutto l'analisi del contesto esterno, questo interno immagino che si tratti degli uffici, ma non facendo il sindaco né l'amministratore direttamente, nel senso di assessore o altro, non posso conoscerlo. Conosco però il contesto esterno e l'analisi che è stata rappresentata in questo documento è un'analisi molto scarna, molto limitata. Io vi prego di, caro sindaco, prima di approvare in giunta, di verificarla, perché lo dico anche a chi come me i capelli bianchi, anzi lui ce l'ha, io non ce l'ho più capelli come Gaetano Zuccarelli, che è vice sindaco, e quindi di guardarla, perché andare poi a formalizzare, caro segretario,
documenti in giunta, quindi che è l'organo sovrano per quanto riguarda le decisioni che adotta un comune, è rischioso, a mio parere, dal mio punto di vista è molto molto rischioso. Il contesto interno, caro segretario, riguarda soltanto, si tratta di dati del comune di Scalea che sono aggiornati al dicembre 2016 e che sono reperibili in tutti i siti internet, che riguardano date di statistiche di, che sono presenti sia per quanto riguarda l'estensione sia per quanto riguarda i flussi di migrazione e così via. Ed è stato adattato in parte anche qualche punto al comune di Scalea. È una relazione scarna, purtroppo, che è ripresa, caro segretario, dalle ordinanze giudiziarie che sono riferibili al procedimento Plinius del luglio 2013 e successivo. Quindi praticamente è stato fatto un copia e incolla delle ordinanze del Ministro dell'Interno, che erano sbagliate, a mio parere. Perché quelle ordinanze, cari amici consiglieri, cari colleghi consiglieri, riguardano, e parlo a Francesco, riguardano un'ordinanza in cui Scalea veniva sciolto per infiltrazione mafiosa, come tutti quelli che abbiamo subito, e praticamente parlava del comune di Scalea, si riferiva al comune di Scalea e diceva esattamente che praticamente il comune di Scalea è infiltrato, la classe politica, la politica locale è mafiosa, diceva, e tutta una serie di cose, cosa che non è vera, non è assolutamente vera. Perché? Per due motivi gravi, su questo vi prego di, prima di approvare queste cose, di verificare, e c'è un avvocato pure nell'ambito della maggioranza, che è stato pure un legale per quanto riguarda nel processo Plinius. Quindi mi meraviglio che non abbia rilevato questo, e spero di sbagliarmi a questo punto, perché se non ha rilevato lui, che devo riconoscere, attento a queste cose, può darsi che mi sbaglio io, però le voglio dire. Quindi non si tratta di tutta la classe politica caro segretario, quello è l'errore suo, non tutta la classe politica, una parte di questa, ma non so, quella parte che attualmente si trova a tenere, caro Gennaro, i procedimenti giudiziari o che si trova in galera, e ancora non sono passati in giudicato, quindi di che cosa parliamo? Mica su sentenze passate in giudicato per cui c'è Sandro Bergamo che è condannato a 10 anni perché è un mafioso. No, non c'è ancora tutto questo. Per cui, di cosa parliamo? Cosa scrivete su questi documenti? Non c'è il terzo grado. E sono sentenze passate in giudicato. Fino allora, se non vogliamo fare un garantismo di maniera, terzo grado. Ma c'è la pista. Per l'inaugurazione dell'anno giudiziario avantieri è uscito un rapporto territorio per territorio a livello calabrese sul condizionamento mafioso dei territori, e se lo vado a leggere io ho fatto l'ho ripreso insieme, ma poi le risponderò. Quello che dice, chiedo scusa, quello che dice il consigliere Bergamo non per quanto riguarda le sentenze, perché lì effettivamente una sentenza definitiva c'è. Allora chiedo scusa e ritiro questa parola. Ma hai detto una cosa che combinazione, pure ieri sera io ho dovuto contestare, c'era un sacerdote che diceva che era stato arrestato il sindaco, l'unico caso in Italia in cui è stato arrestato il sindaco, che è tutta la giunta. Non era vero che è tutta la giunta, è una parte della giunta, perché insomma. Mi dici dove c'è scritta questa cosa, la correggi, perché tutta la classe politica non è vera. Io sono d'accordo con te. Pure tu fai allora leggendo le prime cose, pure qua fa parte della nostra cosa, pure io faccio parte, tanti di noi fanno parte della questo questo è che noi parliamo, che viene registrato, cari amici consiglieri di maggioranza, e viene poi trascritto nei verbali. Dove c'è scritto tutta la cosa? Quindi non voglio dire, ma c'è scritto già qualche perché queste cose qui non si tratta di essere un garantista, ma si tratta di mettere i punti su lei, perché quando andiamo a fare un documento che è un documento, aspetta che me lo faccio vedere. Quando passa un documento, se passa con superficialità, noi stessi ci poniamo in difetto, capite? Questo è il discorso, io non voglio polemizzare, tu sai cosa voglio dire. Ma abbiamo penso capito. Di essere chiari. E sono interpretato, perché io sono grave, caro Marcello, sono grave. Se mi dici dove c'è scritto, per quanto mi riguarda sono pronto ad eliminarla, se c'è scritto una cosa del genere. Non ho finito. Cioè, dicevo, se ne vede, ci come non è vero?
allora mi ha dato una cosa diversa, mi ha dato, che ne so. E vedo, quale pagina? Poi volevo sapere, io sono contento che questo non è un documento che si debba approvare oggi, perché per quanto riguarda i referenti, per spiegare chi non ha avuto tempo di leggere questo documento, si tratta di referenti che il responsabile di Scalea dell'anticorruzione deve trovare nell'ambito della pubblica amministrazione, che è praticamente sono referenti della legalità, no? Sì. O comunque dei fenomeni che possono essere visti. Quindi ancora non sono stati individuati, ma ho capito adesso che lo deve fare la Giunta, quindi la Giunta, il Sindaco e tutti quanti voi avete la cognizione di sapere quello che andrete a fare, per cui poi c'è un altro punto che come fate a organizzare gli accessi? Perché è una cosa molto complicata quella. Perché se ho capito bene, caro segretario, dice che praticamente ogni ufficio deve avere un accesso, cioè nel senso deve essere un registro che vengono segnate tutte le persone che vogliono andare a parlare col dirigente, col sindaco, non è stiamo così. Parlando di accesso agli atti, non di accesso al comune. Di accesso? Agli atti. No, accesso. Accesso agli uffici. No, accesso agli atti. Non agli atti. Non ho letto bene. Il registro unico, vabbè, comunque poi rispondere. Solo questo. Un attimo solo che sono in conclusione, perché qui sono 30 pagine. Quindi pure a me interessava sapere se ci sono report per quanto riguarda quel termine inglese che lei ha detto, che vuol dire semplicemente fare la spia negli uffici. Se ci sono fino adesso. Cioè io non si tratta di fare la spia. Lì si tratta quando concretamente rispondete alla fine, se no pigliate appunto e poi alla fine rispondete a tutti. Quindi la rotazione dipende dalla legge 190-2012, articolo 1, comma 5, lettera B, se è stata eseguita qualche volta fino ad ora. E poi ci siamo finiti. Un momento solo, chiedo scusa. Ah, l'ultima cosa. I dipendenti fino ad oggi, da quando lei è responsabile di questo piano, se sono stati formati, ci sono stati corsi di formazione per quanto riguarda l'adeguamento di queste nuove norme, perché sono molto complicate a recepirle. Ho detto. E poi basta così, grazie. Basta? Allora quel fatto lì tutto non sappiamo dov'è. Quel discorso di tutta la classe politica. Se riusciamo a trovarlo. Vabbè, intanto la parola al consigliere Di Lorenzo. Allora, intanto mi complimento come segretario perché ci dà sempre delle informazioni molto precise e pertinenti. Noi aderendo alla richiesta come stakeholders, sapete che il piano anticorruzione già dall'anno scorso prevede la partecipazione, a differenza dei vecchi piani sulla trasferenza passati, prevede la partecipazione di soggetti esterni e interni. E quindi aderendo alla richiesta dell'amministrazione, in particolare del segretario generale, di partecipare alla composizione di questo piano, noi entro il 23 gennaio, caro Sandro, aderendo alla partecipazione, come bene si diceva nel documento, abbiamo presentato un documento come municipalità e cittadinanza facendo quattro proposte precise che probabilmente il segretario avrà già preso nota e preso atto. Tra le altre cose anche la questione della formazione del personale, perché questo è un elemento importantissimo, perché il personale deve essere dotto, cioè il personale amministrativo deve essere dotto di tutto ciò, i rischi che corre nell'attività amministrativa che svolge. Abbiamo chiesto nelle proposte depositate, protocollate e consegnate
la rotazione del personale, quindi il turnover non solo del personale ma anche dei dirigenti dell'ufficio, che è importantissimo questo. E quindi ci sono tutta una serie di proposte agli atti e mi auguro che siano inserite nel piano, perché chiaramente tendono unicamente a dare un contributo, come sempre ci viene richiesto, positivo, crediamo noi, affinché l'amministrazione possa svolgersi in maniera più trasparente e legale. Un attimo. Sta leggendo la relazione del Ministero dell'Interno, in cui si dice: nella proposta di scioglimento che è avvenuto, ai sensi dell'articolo 143 del Ministero dell'Interno, si legge tra l'altro che le cosche dell'Alto Tirreno Cosentino fossero agevolate dal fatto di avere perfetta comunicazione con la politica locale. Ma questo, se lei lo porta, però di questo lo fa suo. Che cosa? Non siamo, no, questa è la descrizione del contesto esterno che ci viene raccomandato. Ci viene raccomandato proprio dalle direttive del Ministero. A 3 anni e mezzo fa, che non è la verità. No, quello che dice il Ministero dell'Interno, non è la verità. Ve lo verifichi con gli atti giudiziari in corso, che non dicono le cose diverse. È una parte. Questa è un'interpretazione che lei dà. E... si può togliere. No, chiede la modifica il consigliere Bello. Siccome non la prova il consigliere, sì, ma oggi dobbiamo metterla ai voti questa. Chiede la prova pure il consiglio. E la proposta la sta facendo di eliminare, se nella proposta si scioglie bene. Si legge tra l'altro che le cosche dell'altro delle fossero agevolate. Il contrario è favorevole e astenuto, comunque la motivazione ci vuole. C'è che si voti il documento. Perché se no perché la e vediamo come fare per eliminare questa parola. Eliminiamo questa cosa. Non si può eliminare, ma questa è la sua proposta. Nella proposta di scioglimento si legge tra l'altro che le cose dell'altro di Cosentino fossero agevolate da parte di avere perfetta comunicazione. Ma comunque questa qui è una frase nella proposta di scioglimento che ha fatto il ministro. Che poi il governo invece ha scelto. Perché ha sbagliato i comprensivi. Mi pare che fu il primo atto del governo Renzi, questo, appena si è insediato, il primo giorno ci ha decretato lo scioglimento. Ma noi possiamo essere, non grazie, allora, perché non parlare. C'è nessuno. Sì. Allora, volevo, parola al sindaco. Volevo soltanto intanto ringraziare i consiglieri comunali per il contributo praticamente fattivo che danno a questa proposta. Io volevo ringraziare il segretario comunale, intanto come responsabile appunto della trasparenza, perché nella connessione della trasparenza, quest'atto che ha preposto con grande amore, come volevo anche informare il consiglio di un'altra cosa, che il segretario, quel poco personale che c'è con le responsabilità che ha, fate dei corsi periodici appunto su questi argomenti e io lo ringrazio, e ringrazio anche il personale che comunque già con i tanti problemi che ci sono ad affrontare. Ecco. Ovviamente però per quanto riguarda la turnazione, in alcune aree non è possibile, perché noi abbiamo delle limitazioni sul personale, perché alcune cose vanno anche dette. Se è vero che, vabbè, so se c'è la corruzione, non c'è la corruzione, se era giusta, se non era giusta o quant'altro, però c'è un fatto che è sotto gli occhi di tutti. Alcuni funzionari sono stati stromessi al loro posto di lavoro, alcuni si trovano purtroppo con delle limitazioni e quindi di fatti il comune di Scalea gli è venuto meno una parte sostanziosa del personale. E quindi poi tant'è che cosa stiamo facendo? Abbiamo fatto varie richieste alla prefettura per quanto riguarda l'ausilio di personale che ci può dare una mano. Abbiamo il dottore Caridi per esempio per quanto riguarda i tributi, abbiamo l'ingegnere Saccone per quanto riguarda
quanto riguarda l'area tecnica. Abbiamo richiesto e abbiamo già, mi pare, no? Abbiamo già l'assenso da parte della prefettura e a giorno ci sarà dato anche la disponibilità, mi pare, ad avere un altro ingegnere, vero? Abbiamo chiesto un altro ingegnere, quindi chiederemo altro personale, perché appunto noi abbiamo questi tipi di problemi. Che, certamente però, diciamo questo cambio di responsabilità e di uffici lo stiamo facendo, lo stiamo già adottando, mi pare che la mobilità già c'è in atto, no? È vero, segretario? In alcuni punti forse è un po' più difficile, però stiamo cercando di avviare, dando incarichi anche a questi funzionari che stanno arrivando sia dalla prefettura di Salerno che sia dalla questura di Reggio Calabria. Grazie segretario. E quindi... prima di dare la parola al segretario per rispondere, faccio pure io una piccolissima, proprio veloce comunicazione. Cioè, quello che diceva il consigliere Bergamo in effetti è il primo di 4-5 righe. Se andiamo all'ultimo rigo di quella parte in corsivo, c'è scritto che elega, quindi frequentazione, che elega alcuni amministratori ad esponente della locale consultoria. Quindi alcuni amministratori, questo è per tranquillizzare, non c'è la parola tutti i politici di Scalea, alcuni, c'è proprio scritto, alcuni amministratori. Sì, ma poi chiarisce che elega alcuni amministratori ad esponente, alcuni. Ma non dice tutto, dice che le cose che consentire fossero agevolate dal fatto di avere perfetta comunicazione con la politica locale. Ma poi la politica locale non c'è scritto tutti i politici. La politica locale in quel caso era la politica del sindaco, di chi amministrava. E poi nemmeno tutti, alcuni di quelli che amministravano. Vabbè, fatto questo chiarimento, diamo la parola al segretario. C'era qualche altro intervento? Se li tiene. Sì, no, è doveroso dirlo. Questo non è un piano di copia e incolla. Questo è un piano che nella sua struttura fondamentale, io ne sto, diciamo, ci sto dedicando tempo ormai da anni, dal 2013. Sono stato dai primi a fare il piano anticorruzione. Naturalmente ogni piano anticorruzione va adattato, va contestualizzato, e i documenti ufficiali per contestualizzarlo non sono gli umori o le interpretazioni che come persona o come professionista posso dare io, sono atti ufficiali, sono gli atti ufficiali del Ministero dell'Interno, sono gli atti ufficiali della Prefettura, sono atti ufficiali che scaturiscono da indagini giudiziarie che si sono avviate dal 2012-2013 e che hanno trovato conferme e riscontro anche recenti. La Gazzetta del Sud di 2 giorni fa rappresentava un'intera pagina sull'articolazione delle consulterie criminali sul terreno regionale. Chi l'ha visto avrà colto che Scalea aveva il suo spazio, e queste realtà sono delle realtà che quando si vanno ad elaborare dei piani anticorruzione dobbiamo necessariamente tener conto, anzi impongono a chi li dirige, a chi poi è chiamato ad attuarli, cioè tutti noi, senza alcuna distinzione, sebbene con una stratificazione dei livelli di responsabilità, un supplemento di impegno. È questo che abbiamo posto in essere. Sul problema della formazione e della rotazione, il sindaco ha detto, noi stiamo facendo sistematicamente interventi di formazione per tutto il personale, naturalmente a seconda dei settori, e soprattutto in quei settori più delicati. Sto parlando dei settori finanziari, sto parlando dei settori degli appalti, sto parlando dei settori delle concessioni, urbanistica e demanio. La disponibilità di due tecnici ingegneri che sono sovraordinati in continuità con il periodo della gestione commissariale è una garanzia. Stiamo cercando di fare di tutto per avere questi due ingegneri, uno è già stato assegnato, l'altro è in istruttoria, così come per quanto riguarda il piano finanziario e dei tributi in altre aree a rischio, stiamo lavorando insieme a un sovraordinato che sul piano dei tributi, sull'ambito dei tributi, sta cercando di fare dare quell'ordine, quella regolamentazione di cui abbiamo bisogno. Il regolamento che oggi il Consiglio Comunale
dopo è chiamato ad approvare, è uno degli strumenti che consente di ridurre all'osso l'area della discrezionalità, chiamiamola amministrativa o tecnica, ma di quella discrezionalità sulla quale in passato, in generale, diciamo, i funzionari, i responsabili o altri possono compiere abusi e quindi determinare delle situazioni che sono le situazioni corruttive che noi intendiamo prevenire anche con questo strumento. Ok, allora un attimo, chiedo scusa, consigliere Davi. Io proprio in deroga volevo solo dire una cosa: dopo circa 25 anni di esperienza tra comunità montana, provincia, comuni, io devo oggi davvero dire al popolo di Scalea, all'intero consiglio, che abbiamo un segretario comunale che ci garantisce. È un plauso che voglio fare davvero per come è attento, e la mia esperienza, senza nulla togliere a chi, ai vari dirigenti che ci sono stati, noi siamo in una botte di ferro, perché oggi con questo segretario noi riusciamo davvero a fare sonni tranquilli, perché, e ti ringrazio segretario veramente perché ti ho conosciuto in questi 7 mesi, sei una garanzia non solo per noi ma per l'intero popolo di Scalea. Grazie. Ok, ci sono altri interventi? La risposta sì, aveva chiesto per quanto riguardava qual era la domanda? Ah, casi di corruzione. Allora, casi di corruzione dal 2015 dobbiamo parlare, 2014 dicembre, io sono venuto ad ottobre, cioè 2015-2016 episodi o procedimenti penali di casi di corruzione no. E naturalmente l'esigenza qual è? Di tenere sempre alta l'attenzione. L'attenzione la si tiene creando momenti continui di formazione e di aggiornamento. Anche in questa sala ci sono stati più incontri sugli appalti, sui servizi, sulla finanza locale, sul bilancio. Questo può aiutare. E dopo naturalmente la vigilanza, nel senso che è evidente che c'è una responsabilità etica e l'educazione all'etica, alla moralità pubblica rientra tra le finalità anche della legge 190. A posto? Allora, mettiamo ai voti la proposta. Chi è favorevole? Favorevole. Allora, favorevole? Allora, sì, favorevole, dovremmo essere 15. E 2? Chi è contrario? Fanfarillo. Chi è astenuto? Allora, astenuto Becco. Contrario Fanfarillo. Favorevole. Quindi 15. Allora, 15 favorevoli, un astenuto, un contrario, la proposta è approvata. Votiamo, c'è una richiesta di votazione sull'immediata esecutività, chi è d'accordo? Sull'immediata esecutività, chi è d'accordo? Stessi numeri mi pare. Chi è contrario? Chi è astenuto? Astenuto per. Identica votazione. Va bene, lo passiamo all'altro punto. Quindi concessione, punto numero 4, concessione locale comunale in comodato d'uso gratuito all'amministrazione provinciale per destinazione a sede del distaccamento della polizia provinciale. Chi è che chiede la parola? Che si scriva poi il sindaco. Punto 4, espone il sindaco. Allora, in effetti possiamo, Presidente, se anche i consiglieri comunali sono d'accordo praticamente, scusi, a trattare tutti e due i punti all'ordine del giorno, che sarebbe il punto 4 e il punto 5, perché sono in effetti concessione locale comodato in dotazione all'amministrazione provinciale per destinazione a sede del distaccamento della polizia provinciale, poi concessione locale in comodato d'uso, la stessa cosa per quanto riguarda i carabinieri forestali.
Cioè, allora, noi abbiamo... allora facciamo così, chiedo scusa se interrompo. Sì, sì. L'intervento riguarda tutto. No, l'intervento riguarda la votazione, è chiaro che deve essere. Parli tu però, per tutte e due, però facciamo allora, due votazioni. Se c'è per il momento siamo al punto numero 4, allora. Numero 4. Però diciamo che lo dico anche per cercare di, diciamo, di non ripetere quelle che cose. Noi giorni fa abbiamo inaugurato alla sede della Polizia Provinciale. L'inaugurazione è avvenuta nella sede che abbiamo destinato loro, che sarebbero quei locali al Pantano, là dove è la sede Com, intanto, no? Dove c'erano prima allocati quelli di Ecoross, che giustamente hanno dovuto lasciare quei locali, essendo loro, voglio dire, là in un comodato d'uso gratuito che non avevano titolo, cioè loro dovevano avere dei locali a disposizione loro. Io devo ringraziare il presidente della provincia, l'ex ormai presidente della provincia Graziano Di Natale, perché ha voluto destinare, voglio dire, questo distaccamento della polizia provinciale. E come vedete altri presidi di legalità che si aggiungono a quelli già esistenti. Quindi ho avuto modo di dire anche nel mio intervento che ho salutato e saluteremo tutti positivamente questo discorso della polizia provinciale. Noi già avevamo fatto sia dei carabinieri praticamente forestali, perché ormai sapete che i forestali non si chiamano più forestali, ma si chiamano carabinieri forestali, quindi anche loro praticamente saranno allocati temporaneamente qui un locale del comune di Scarea, ma certamente appena i carabinieri avranno la sede nuova, praticamente la cosa, anche loro si trasferiranno là, quindi è anche un fatto temporaneo, speriamo quanto prima che si possa realizzare questo sogno. Ovviamente è una cosa bellissima quello che sta accadendo a Scarea, con queste attenzioni che noi stiamo avendo da parte anche diciamo degli enti che chiedono a noi di essere allocati qui a Scarea. Oltretutto ci sarà anche, spero presto, anche la notizia per quanto riguarda la Capitaneria di Porto, e quindi avremo completato, voglio dire, tutte le forze di polizia. Ecco. Ovviamente ci sarà da qui a breve anche un comitato operativo, non con le forze dell'ordine, per cercare anche di intessere un ragionamento di supplemento di legalità nel nostro paese, e quindi questo lo faremo quanto prima. E quindi questo è quello che vi volevo dire. La sede la conoscete tutti, è là. Oltretutto noi ci stiamo avviando, non avete visto anche una delibera sul sito per quanto riguarda gli scavi archeologici, no? Gli scavi archeologici, quindi finalmente a Scarea si comincia a parlare anche di queste cose, e anzi approfitto qui che c'è il proprietario del terreno, uno dei proprietari del terreno, Faustino De Bonis, per ringraziarlo per la disponibilità che ha dato. Noi Faustino abbiamo già fatto il primo passo, abbiamo quindi avviato questa procedura, e quindi riteniamo che per questo mese di maggio-giugno inizieranno gli scavi sulla Petrosa, e quindi questa è un'altra, io ritengo che è un altro successo per il paese. Incomincia quindi il paese, come dicevo prima all'inizio, no? Stiamo cercando di fare qualche passo avanti per cercare di far parlare in positivo il nostro paese. Quindi vi ringrazio, e questo io volevo dire sia per tutti e due gli argomenti che sono posti all'ordine del giorno. Grazie. Allora, chi è che... consigliere Bergo, lascio per la seduta. Allora, chi è che si iscrive a parlare? Allora, Bruno? Parliamo per la 4, per il punto 4 e il punto 5, poi la votazione la facciamo separata. Allora, Bruno, poi Manco e Di Lorenzo. Voi? Nessuno. Allora, loro tre. La parola a Bruno. Allora, stavamo notando con gli altri consiglieri dell'opposizione che siamo qui a fare una votazione dopo un'inaugurazione dei locali, quindi ci sembra quanto assurdo. Comunque, vabbè. Premesso che voglio dire questo, perché sennò altrimenti facciamo comunque. Andiamo da... No, perché è bene chiarirlo, perché siccome ci sono i mezzi di informazione, sì. E io guarda, quando è che si esce all'esterno? Dobbiamo uscire praticamente con la massima di... Allora, il comune di Scarea non ha fatto nessuna inaugurazione. No, scusate, il comune di Scarea
non ha fatto nessuna inaugurazione. Il comune di Scalea è stato chiamato all'inaugurazione della polizia provinciale. La lingua italiana è bella, okay, perché, abbiamo inaugurato. Deve essere... Allora tu ne devi prendere atto. Io come infatti non ho invitato nessuno, cioè io sono stato invitato, invitato dalla polizia. La manifestazione nostra la faremo, scusatemi, lo devo annunciare questo. La faremo perché siccome io ho trovato la sede com no, in una condizione pietosa, allora io mi sono riservato, siccome c'era un'urgenza da parte del presidente Protempore della provincia ad andare, io gli ho detto: senti, tu non mi puoi chiamare il giorno prima per il giorno dopo. Io avrei dovuto organizzare, voglio dire, una manifestazione con i cittadini, avrei dovuto organizzare. Allora dice: ma io ho queste esigenze, domani me ne vado, domani scade il mio mandato. Ecco, parla, se non sono vista loro, cioè Bruno. E tu eri presente, mi pare che c'entra. Comunque mi fa piacere. Prendiamo atto del chiarimento del sindaco. È completo. Prendiamo atto del chiarimento del sindaco. Come anche qualche era stato un errore. Anche qualche giornalista mi ha monito. Mi ha detto: ma come mai io non sono stato chiamato? E allora io a questo giornalista gli ho risposto: ti guarda che gli inviti non li ho fatto. Quindi noi li faremo, lo ripeto, faremo non un'inaugurazione. Faremo una visita insieme con tutto il Consiglio Comunale, se lo riterrete opportuno partecipare, alla sede com, alla sede della Polizia Provinciale, in modo da renderci conto che cosa stiamo facendo. Grazie. Nella sindaco iniziale c'era stata un fraintendimento. Ringraziamo il sindaco per chiarimento e la parola ritorna al consigliere Bruno. Okay. No, premesso che ho letto chiaramente qual era la delibera, quindi non ci sono costi per l'ente. Io l'unica cosa che stavo vedendo qui sulla cartina è... Sono previsti interventi di agibilità dei locali, perché se sono questi qui neanche il bagno c'è. Ma certamente. E sono sempre a carico loro. Ok, questo volevo sapere. Grazie. La parola al consigliere Manco. Niente, io volevo solo annunciare il mio voto favorevole, niente di più, perché quando si aggiungono degli elementi di garanzia, come due caserme, due presidi della legalità, non è che dobbiamo soltanto condividere e rafforzare questa operazione. È chiaro che nel coinvolgimento di tutto il Consiglio su ogni vostra azione per noi è cosa gradita. Grazie. La parola al consigliere De Lorenzo. No, il mio intervento è superato dalle dichiarazioni del sindaco d'Este, quanto era relativo solo al fatto di aver anch'io capito che ci fosse stata una inaugurazione e non fossimo stati invitati. Adesso prendo atto. Nemmeno io come presidente del Consiglio. Che sì. Non ho saputo mai proprio niente. Ma guarda, non mi puoi chiamare a dire che io c'è in mezzo. Beh, certo. Però io ho capito l'esigenza, anche tu. Mi sembrava illogico non partecipare a fare una proposta. Forse la tua presenza che ha indotto a credere. Allora io mi sono riservato, ti ho detto di fare una cosa di questo genere. Non avevano nemmeno i mobili. È chiaro che la presenza sul territorio di due forze dell'ordine in aggiunta a quelle già esistenti è un fatto assolutamente positivo, quindi è chiaro che noi voteremo a favore. E quindi invito il sindaco a comunicarci quando sarà la cosa, perché giustamente vogliamo presenziare anche noi. Vorrei aggiungere due parole, probabilmente tutto si è spiegato perché la Giunta ha fatto una delibera con cui ha individuato più o meno la sede, sulla base di questa delibera allora hanno detto non devi festeggiare, insomma, sarà così. Ma perché c'era stata comunque la delibera? C'era stata una delibera di Giunta che dava questa disponibilità, giusto? Va bene, allora mettiamo i voti. Se non c'è nessun altro che deve parlare, nessuno che vuole intervenire, allora mettiamo ai voti la proposta numero 4 che è relativa ai locali da destinare a distaccamento della polizia provinciale. Chi è favorevole, alzi la mano. Unanimità. 16 su 16.
l'immediata esecutività, sull'immediata esecutività siamo tutti d'accordo, all'unanimità. Andiamo alla, per quanto riguarda l'altra delibera, che è praticamente analoga, è quella, la numero il punto 5 all'ordine del giorno. Non ci sono interventi, penso, perché abbiamo già sentito la dichiarazione del sindaco, quindi mettiamo in voto la proposta di quel punto 5, quella dei carabinieri forestali. Siamo d'accordo per la destinazione dei locali, tutti d'accordo, unanimità. Sull'immediata esecutività mettiamo i voti, Palmiro, d'accordo, tutti favorevoli anche per l'immediata esecutività della sede. C'era stata, scusa Presidente, c'era stata nell'incontro che si è tenuto con la delegazione del gruppo Carabinieri Forestale l'esigenza di andare oltre la concessione in comodato d'uso gratuito, mi pare dei 6 anni. Cioè, quindi di portarlo almeno. Per consentire loro di fare i lavori, questo era questo, se si ricorda il sindaco. Farla decorrere dalla fine dei lavori? Non, nel senso che se ce l'hanno per 3-5 anni non possono intervenire facendo i lavori a loro carico. Allora dobbiamo modificare. Come rettifica, una rettifica sugli anni. Sugli anni praticamente. Solo quello. Cioè noi dovremmo aumentare. Qual è? Tutte e due. No, solo quella dei carabinieri. Dei carabinieri. Non c'è, purtroppo non c'è. Il problema è che però non vorrei che si dovesse andare di nuovo in consiglio. Ma quando c'è la durata qui c'è. Sì, la delibera è giunta. Pare che dei 6 anni. Si può fare una nuova delibera di giunta? Per il momento va bene così, abbiamo già votato, è stato già approvato così. Poi la giunta è libera di adottare le sue deliberazioni. Sì. Il consiglio praticamente ci demanda pure la giunta. Per quanto riguarda la durata della cosa, eventualmente. Allora, la proposta è questa, allora, di aumentare la durata. Adeguare la durata alle esigenze del gruppo Carabinieri Forestale. Fino a 9 anni, cioè, massimo 9 anni. Massimo 9 anni, siamo d'accordo? Massimo. No, ma loro sono pochi, sono quelli che hanno il sommerso delle verde, ma poi alla fine. Era un fatto provvisorio, dai. È solo formalmente per dare una durata di più per assicurare i lavori, l'esecuzione dei lavori. Va bene, allora andiamo all'altro punto. Presidente, solo una cosa, mi stanno bombardando dei cittadini di chiedere al sindaco e all'assessore all'ambiente un'attenzione al canale Tirello. Io gli ho detto adesso, glielo dico, sia in consiglio lo dico direttamente. Sì, per quanto riguarda la pulizia dei canali, io ho dovuto quasi fare una forzatura con il nuovo commissario del consorzio di bonifica, perché in effetti loro hanno difficoltà economiche proprio grossissime. Però io sono andato a rappresentargli, dice guardate che qui il canale vicino al liceo scientifico, tutti i canali all'interno, con me è bello, ecco, a dire la verità, dato subito una risposta, hanno iniziato subito i lavori. Per quanto riguarda i canali poi c'è un progetto che riguarda tutto il fondo dei sì, hanno cominciato dei canali, sì. No, Tirella, hanno cominciato dai canali. Allora, hanno cominciato dai canali dove la vegetazione aveva superato ogni limite massimo. Quindi loro mo stanno facendo il dopo devono ripassare, ma soprattutto nel canale Tirello, visto che noi mo rifaremo là il marciapiede di via Tito Minniti, aggiusteremo là l'area scolastica per adeguarla e compagnia bello, ho chiesto un intervento straordinario proprio per il fondo del canale Tirello. Va bene? Dovrebbe arrivare fino al cemento. Pulire tutto, che altrimenti rinasce subito la vegetazione. Ok, allora andiamo al punto numero 6, approvazione del regolamento per la disciplina delle procedure di rateizzazione e compensazione dei tributi e delle entrate comunali. Chi interviene? L'assessore D'Amico. Grazie, io come amministrazione, vista... Hai bisogno della cartella? No. Okay. Vista la situazione economica
finanziarie che versa negli ultimi anni il nostro territorio, soprattutto il nostro comune, abbiamo ritenuto opportuno rivedere un po' quella che è il regolamento che disciplina le procedure di rateizzazione e compensazione dei tributi, delle entrate comunali, e che abbiamo pensato, certo che le difficoltà ci sono, e quindi venire incontro sempre in virtù dei criteri che avete trovato in questo regolamento, di cercare di aumentare dove il più possibile le rate che ogni contribuente, quando si trova in disagiate condizioni, anche verificati certificati SEO eccetera, i vari redditi, di aumentare il più possibile per venire incontro a questa esigenza. Certo che anche da un punto di vista logistico non abbiamo fatto sì che non si superasse l'intero mandato, quindi entro e non oltre i 5 anni, in modo tale che ogni amministrazione naturalmente non possiamo e non potevamo lasciare magari per 10 anni eccetera. Quindi credo che abbiate avuto l'opportunità di leggere e di verificare anche le varie tabelle, e io già parlavo e dicevo che ci siamo incrociati con il consigliere Bruno, ad esempio, di verificare, di leggere ed eventuale, cerchiamo insieme se ci sono difformità anche di vedute, di contribuire insieme e vedere se c'è da apportare o meno qualche modifica. Sono, per quanto riguarda le entrate comunali, dell'imposta dell'ICI, l'IMU, la TOSAP, va bene, l'imposto sulle pubbliche affissioni, servizio idrico integrato, la TARS, TARES e tali, e imposta di soggiorno. Io non vado, credo, a leggere tutta, in quanto ne avete già conoscenza, e anche per essere molto più brevi, di capire se da parte vostra è stato ricepito o meno, se ci sono eventualmente delle situazioni che non stanno bene. Finito? Sì. Allora, chi si iscrive a parlare sull'argomento? Allora, le rate sono... Vabbè, ma chiedo scusa, chi vuole parlare? Arena, ma il consigliere Bruno ha chiesto la parola. Appunto, sennò che facciamo? Allora, Bruno. Poi? Anche tu, Di Lorenzo. Manco? Basta così? Nessun altro? Ok, allora la parola a Bruno. Allora sì, io ho avuto modo di leggere questo regolamento, e dal punto di vista linguistico ci sono un po' diverse imperfezioni, spiego perché. All'articolo 2, io leggendo quello che c'è scritto qui, lo rileggo così cerco di essere più chiaro. La situazione di obiettiva temporanea difficoltà finanziaria è attestata dallo stesso debitore con istanza motivata e sussiste se ricorrono le seguenti condizioni. La frase così messa lascia intendere che poi sono elencati 4 punti, come se dovessero verificarsi tutti e 4 i punti. Questi 4 punti sono: il debito da realizzare deve essere superiore del 5%, oppure il reddito inferiore ai 15.000 euro. Ma al punto 2 si scrive cessazione del rapporto di lavoro di uno dei componenti del nucleo familiare. Punto 3, decesso di uno dei componenti fonte di reddito del nucleo familiare. E poi il punto 4, ci deve essere un familiare disabile al 100%. Elencato così sembra più una tragedia in famiglia per avere una rateizzazione. Per cui è il caso forse di specificare che ricorre, premesso che il debito sia superiore al 5% o il reddito inferiore ai 15.000 euro, se qualora si dovessero verificare queste altre condizioni, allora può essere accolta. Si può scrivere una premessa, invece può sì. se ricorre una delle condizioni sottolineate. Lì va fatta la modifica, perché sennò sembra che bisogna avere tutte e 4 le condizioni. Una delle condizioni sottolineate. E poi però nello stesso tempo c'è la contraddizione alla fine, perché la rateizzazione non può essere accordata se il valore ISEE del richiedente è superiore ai 15.000 euro, per cui io mi trovo che la condizione è che ho il debito del 5% di
superiore, che viene annullata come condizione alla pagina 6. La rateizzazione non può essere accordata se il valore ISEE familiare del richiedente è superiore ai 15.000 euro. Quindi quello pure che abbiamo messo qui all'inizio, il debito è superiore al 5% e eventualmente il reddito inferiore ai 15.000 euro. Non oppure, perché sennò la condizione è una o l'altra. Ma non può essere accordata se è superiore al 15%. Però se io lo scrivo così, escludo poi questo 5% che non ha più senso, perché io che guadagno 50.000 euro, faccio un esempio, e ho la condizione del 5%, così come detto, per come indicato qui, io ne avrei diritto se ho 2.550 euro, per dire un numero più approssimativo. Subito dopo mi devo rendere conto che invece viene negata. Questo vuol dire che io vado allo sportello a chiedere la rateizzazione e faccio perdere un'ora a chi sta ai tributi a contestare il discorso. C'è necessità di avere pure i pareri, cioè nel senso che cosa può avvenire? Che in seno al Consiglio Comunale potrebbe passare una proposta di modifica di un articolo che siccome quell'articolo è stato già processato dal responsabile, dal sovraordinato, allora si può creare, ed è stato, stiamo parlando di un regolamento che è stato già adottato dalla Giunta qualche mese fa, per cui se questa proposta fosse pervenuta prima, formalizzata, avremmo potuto anche recepirla. C'è pure il parere su questo, ci sono i pareri, posto ad analisi. Perché praticamente ci sono i pareri già dati su questa struttura, perché così noi andremmo a dare la stura a una serie di modifiche che potrebbero stravolgere poi la struttura, questo dico, cioè sui tempi per fare questa modifica. Se non è tale da imporre una rettifica sostanziale, d'altra parte il Consiglio potrebbe dare mandato eventualmente alla Giunta di apportare non delle modifiche sostanziali, ma di adeguare aspetti, no, o espressioni che possono indurre. In ambivalenze, opacità o altro. E soltanto inserire nella premessa dei 15.000 euro, già questo andrebbe ad alleggerire parecchio tutto il contenuto. Se la può formalizzare poi questo tipo di richiesta, perché noi come atto fondamentale lo approviamo in consiglio, dopodiché se ci sono degli aggiustamenti, come dicevo prima, ma aggiustamenti non sostanziali, possiamo riprocessare il procedimento. Okay. Poi, consigliere De Lorenzo. Volevo dire, è chiaro che non si può approvare oggi questo regolamento perché secondo me, seppure importante ed è un dato sensibile per la cittadinanza e per noi stessi, perché è chiaro che ci sono famiglie, meno ambienti e anche esercizi commerciali che sono in difficoltà per il pagamento dei tributi, eccessivo pagamento dei tributi, la rateizzazione sarebbe un elemento importantissimo in sé, per cui va senz'altro rivisto secondo me apportando le dovute modifiche, e prego l'assessore al bilancio, che presumo abbia elaborato il documento, magari se in una riunione ristretta, magari una commissione che dovrebbe essere far parte di questo ente comunale, la commissione che sarebbe preposta a fare questo tipo di cose, ma in mancanza magari con l'assessore al bilancio si può, e con tutta l'opposizione, con i capigruppo magari fare una riunione specifica per magari portare alcuni emendamenti e suggerimenti da apportare. Finito? Io ho finito, quindi chiedo se è possibile un aggiornamento sul documento per completarlo meglio e fare in modo che ognuno della società civile possa poi beneficiare dell'approvazione di questo documento, che ritengo importantissimo.
Segretario, non so se l'assessore voglia intervenire. Io volevo dire questo: l'ente e secondo me anche la comunità, i contribuenti hanno interesse ad avere approvato questo strumento. Dopodiché, sulla base della sperimentazione che ci sarà di questo regolamento, si andrà a fare una rivisitazione, diciamo, non appena il consiglio, una successiva seduta del consiglio, in modo da non perdere diciamo le due esigenze, cioè quello che ci sollecita l'ufficio tributi, il funzionario sovraordinato, e l'approvazione sollecita, se non immediata, di questo strumento, perché ci sono delle situazioni che devono essere assecondate, rinviata ad un'altra seduta, perché non c'è qualche aspetto preciso o che potrebbe indurre ad interpretazioni diverse. Non lo so, io dal punto di vista operativo ritengo che si possa comunque approvare. Non lo so, però non c'è stato il tempo per poterlo leggere, allora evidentemente quando è stato messo gli atti. È stato approvato con giunta, con delibera di giunta. È stato approvato dalla giunta. Io credo. Chiedeva parlare, mi chiedesse la parola, sennò si crea confusione. Se non c'è nessuno, Come? C'è De Lorenzo che ha parlato e poi c'è Manco. Poi risponde l'assessore. Prego. Il mio non è un intervento. Puoi fare quello che vuoi. Cioè io condivido quello che ha detto il segretario adesso in questo momento. Se la questione di tempistica, di emergenza, che è giusto che venga approvata adesso anche per aiutare i cittadini. E poi condivido molto la proposta di Lorenzo di portare in commissione a migliorarlo, cioè sono due tempi diversi, però possiamo fare tutte e due, io credo, con l'approvazione di oggi. No, io faccio una domanda, le questioni delle rate massimali ci devono essere, okay, non l'ho visto io, quindi sì. Posso? Allora chiedo scusa. Sì. Ha parlato, deve replicare, vuole replicare. No, vuole aggiungere. Se no facciamo un racconto. Cioè l'assessore concludo. Siamo perfettamente d'accordo. Giusto per chiarire. Perché poi alla fine vorrei concludere. Poi sì. Allora poi c'è sì. Allora tu chiarisci, poi l'amico, poi se no. Volevo solo chiarire questo, così come è scritto, per quell'errore lì diventa inapplicabile per i cittadini. Allora, era questa necessità. Ma chiedo scusa, lui ha parlato di una cosa seria, ha detto che è inapplicabile in quel modo, quindi secondo me va fatta un'interpretazione autentica e messa al verbale oggi per dare la ma la proposta la deve fare, se lui l'ha fatto già, ha detto che là bisogna cambiare così, che là bisogna cambiare colà, che là bisogna migliorare principio, ma questo è un suo pensiero. È un suo pensiero che praticamente va formalizzato, è un suo pensiero che loro possono dire pure di annullare letteralmente i tributi. Ma loro possono dire anche di annullare direttamente i tributi. No. Perché tanto loro hanno l'idea, no, che noi possiamo andare al fallimento. Certo. Il discorso è questo. Chiedo scusa, dobbiamo capirlo questa cosa, perché gli uffici poi devono applicare queste norme. E se l'ufficio deve applicare la norma, la rateizzazione non può essere accordata. Quanto deve applicare tutto? Giustamente, quell'altro. E l'ha detto, ma lo dobbiamo formalizzare. L'ha detto segretario. Ma l'abbiamo deciso tutti quanti, ancora no? Quella è stata una proposta di prova. Ma noi dobbiamo. Sì, ma noi dobbiamo decidere se come consiglio siamo d'accordo su quel chiarimento o se non siamo d'accordo. Ma dare l'interpretazione non dobbiamo decidere, cambiare, ma un'interpretazione che sono circostanze, quella lì che è alternativa. Comunque, vabbè, allora Bruno ha parlato, la parola ad amico. Forse. Allora, nasce questa rivisitazione dal fatto che in effetti ci sono molte situazioni di stand-by di cittadini che stanno aspettando questo momento per cercare di dilazionare il più possibile, su richiesta proprio della cittadinanza, il più possibile queste rate. E quindi noi ci siamo subito
adoperati per aumentare al massimo che è quello che potevamo fare, e certamente sono d'accordo quando Di Lorenzo dice certo, ma non avendo avuto questa opportunità, e sarà certo compito nostro prossimamente cercare, visto che ancora non sono operative le commissioni, certo che avremo modo di elaborare eventualmente meglio altre vostre proposte e suggerimenti, ma adesso a noi importava approvarlo giusto per dare da domani al cittadino di poter versare e cominciare a dilazionare quell'imposta e quei tributi che si trovano da versare al nostro comune. Anche perché, come ha detto il sindaco, proprio all'inizio, qui abbiamo notato un decremento, il 12% dei tributi che non abbiamo incassato rispetto al 2015, e quindi dobbiamo oggi veramente accelerare i tempi e cercare di venire incontro ai cittadini, cercando di farli pagare, ma anche con rate che possono sicuramente versare alle nostre casse. Era solo questo, l'urgenza e la necessità. Va bene, allora la parola al sindaco, mi pare. Volevo dire brevemente questo, no? Il problema dei tributi è un problema ormai vitale. È inutile che ci giriamo intorno. Senza i tributi l'amministrazione non va. Noi abbiamo una spesa corrente che è gravissima, che è altissima, perché dobbiamo pagare gli stipendi, dobbiamo pagare gli LSU, li abbiamo pagati il 27 per precisi, senza aspettare nemmeno che ci fossero i trasferimenti, dobbiamo pagare Ecorossi perché ci dà un servizio con la spazzatura, dobbiamo pagare la Sorical perché ci dà l'acqua, dobbiamo sopperire a quelle che sono le esigenze dei costi, non possiamo fare questo comunque se abbiamo liquidità. Se non abbiamo liquidità, l'ho detto in anteprima, il 12% in meno degli incassi. Che cosa succede? Che stiamo cercando disperatamente di far capire alla gente però che se vuole un servizio lo deve fare. Ovviamente però c'è anche gente che non paga, non perché non ha la capacità economica di pagare, non paga perché forse ritiene di poter essere immune da ogni responsabilità o da girare magari l'ostacolo, non lo so come, perché ci sono cifre imponenti, cifre proprio gravi, che sono cose gravi per un paese civile. C'è gente che non paga da anni, già il 2011 è passato già, come si suol dire, in cavalleria. Ad evitare, voglio dire, che anche gli altri tributi del 2012, del 2013, del 2014, del 2015 e anche del 2016 passano anch'essi praticamente in quel calderone, perché questa purtroppo è la storia. Allora che cosa si sta pensando di fare? Si sta pensando intanto, no, di venire sempre di più incontro a quelle che sono le esigenze dei cittadini, anche coloro i quali non solo che non possono pagare, perché chi è che non vuole pagare, bro? Quelli, non ti preoccupare, che non pagano, a prescindere, gli puoi fare anche 10 anni di rateizzazione, che non pagano, perché non hanno risorse, perché non hanno capacità economica, perché ti dimostrano che sono poveri, perché vengono e vanno un buono a quei figli, perché vengono e vogliono la casa, perché vengono e vogliono il contributo, perché magari... Questo è nello stato delle cose oggettive, perché parliamoci chiaro, noi abbiamo una disoccupazione, però abbiamo fatto una delibera. Una delibera, che cosa siamo andati a dire? Che noi non rinnoveremo la concessione, no? Le concessioni a coloro i quali non sono apposti più i tributi. E che cosa abbiamo detto? Che cosa abbiamo detto? Sono 120 gli operatori del demanio sul demanio, 119 hanno problemi con i tributi. Bene, perché ci dobbiamo nascondere? Perché? Scusatemi, perché? Se me lo dite perché? Su 120, 119 non sono a posto con i tributi. Che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Ma tu hai uno stabilimento balneare? Non riesci a mandarlo avanti perché non ti rende niente? Ebbene, vieni al comune, depositi le chiavi del coso, come si chiama? Dello stabilimento.
E gli dice: caro comune, guarda, io ci ho tentato, però non riesco a fare. Oppure se no viene e discutiamo. Quello che stiamo facendo noi, stiamo facendo una serie di incontri, stiamo facendo una serie di riunioni per cercare di capire. Però se d'estate, quando manca l'acqua, caro Bruno, sono tutti quanti in allarme, perché l'acqua la vogliono. Se non arriva il camion della raccolta dei rifiuti, siamo tutti in allarme. E se non è spazzata una strada e tutti quanti ci allarmiamo. E se non è asfaltata una strada, tutti quanti ci allarmiamo. E dobbiamo fare i lavori perché li dobbiamo fare. E con chi li facciamo? Dobbiamo giocare al Superenalotto? Oppure dobbiamo cercare di indirizzarlo questo paese nella direzione giusta? Allora, calmiamoci. Questo è un primo passo. Approveremo questo perché, come diceva il segretario, c'è un'urgenza forte di inviare i tributi, inviare le carte, perché se no passano altri anni e noi ci ritroveremo un'altra volta, voglio dire, no, a dover dire addio all'anno 2011, poi 2012 e poi 2013. Non miglioreremo, cercheremo di fare, cercheremo di migliorare, cercheremo di venire incontro sempre di più alle esigenze della gente, ci mancherebbe altro, però anche la gente deve incominciare a capire, se non paghi il 50%, ma il 50% è tanto. E c'è stato pure qualcuno, perché facendo riferimento sempre alla famosa mia audizione alla Commissione Antimafia, dice: vabbè, dice il sindaco ha detto che il 50%, no, io ho ripetuto quello che hanno detto i commissari, intanto. E oggi è la prova tangibile, lo stiamo dicendo pubblicamente, io lo dico pubblicamente, il 50% dei cittadini non paga le tasse. Bene, chi si offende? Io non mi offendo, io le mie tasse le ho pagate. Tu le hai pagate, tu le hai pagate, tutti quanti noi come cittadini onesti, perché essere cittadino onesto significa pagare le tasse, e se non le puoi pagare, non è vero che tu vieni al comune e non trovi con chi discutere, perché io quotidianamente ricevo un sacco di gente al comune, e tu lo sai Bruno, che tu lo frequenti, anche De Lorenzo viene spesso al comune, ecco. E quindi questa è la realtà. Oggi noi ci dobbiamo dotare di questo piccolo strumento, domani speriamo che diventi un grande strumento, perché dobbiamo cercare di migliorarlo, è chiaro, caro Bruno, che dobbiamo cercare di migliorarlo. Però anche se tu vai a dire, ma dici noi andiamo alla compensazione, ma anche la compensazione stessa deve fare con un programma di bilancio. Ma se il nostro bilancio è ingessato, perché il nostro bilancio non ci permette di avere assunzione di multa? Sono arrivato alla regione tutto tranquillo, tutto beato, quanti soldi vuoi sindaco? Ci sono i fondi qua, ci sono i fondi là, fammi vedere di quali sono i soldi. L'80% è a carica della regione, il 20% è a carica del comune. Il comune può fare il mutuo del 20%? No. E allora, che dobbiamo fare? Cerchiamo di essere pratici e cerchiamo di lanciare messaggi che non siano messaggi inquietanti e fasulli. Parliamo la lingua che tutti quanti devono comprendere. Noi abbiamo pagato stipendi e tredicesimi il 12 di dicembre. Noi abbiamo pagato gli stipendi il 25 di gennaio. Perché? Perché vogliamo che la macchina sia veramente raddrizzata e vada nel posto giusto. Perché stiamo chiedendo ai dipendenti noi di darci una mano in questa storia. Abbiamo soltanto due messe notificatori. Due. E con due messe notificatori che facciamo? Ne possiamo assumere? No. Non possiamo assumere personale. Addirittura non possiamo avere nemmeno la consulenza gratuita di qualcuno, perché se no dobbiamo fare tutti gli accertamenti, dobbiamo fare un milione di pratiche, un milione di informative. Questa è la storia reale di questo paese. Quindi abbiamo trovato un comune che per 10 anni è ingessato se non ci muoviamo. Noi dobbiamo cercare di risollevarlo, questo paese lo dobbiamo risollevare subito. Perché se andate a leggere nel bilancio, se andate a leggere le carte, qualcosa di positivo noi l'abbiamo fatto. Perché abbiamo dato 560.000 euro alla Sorica? Perché cosa? Per l'acqua del 2015. Perché abbiamo dovuto comportare 200.000 euro ogni due mesi alla Sorica? Per l'acqua da qua? Quella del 2016. E poi ci portano e ci certificano 15 milioni di euro che sono praticamente quelli che sono i debiti del comune di Scalea. Dimenticando però, caro Bruno, che 23 milioni di euro di debiti l'avevamo fatto già prima per cercare di pagare. Quindi un paese che ha 50 milioni di euro di debiti, dove addirittura la regione non ci dà i trasferimenti, se noi non abbiamo ragione da qui a qualche giorno, per l'acqua del 1981, fino a quando non è stata trasferita alla Sorica. E allora, noi possiamo discutere oggi di un documento,
Ma se oggi stiamo facendo questo passo, è perché dobbiamo cercare di recuperare qualche cosa. E quindi è chiaro che vanno migliorate le cose. Ed ecco perché io chiedo sempre la partecipazione di voi tutti. E non lo dico perché così, io mi arrabbio poi facilmente. Perché sono uno sanguigno, sono uno d'ascari. Quel paese mi piace. E lo vorrei vedere con qualche strada asfaltata, lo vorrei vedere con qualche marciapiede, con qualche aggiustamento della cosa. Lo stiamo facendo molto. Grazie anche ai volontari, grazie anche alle persone, voglio dire che si sacrificano per il paese. Ma dobbiamo incominciare a farlo però qualcosa di più concreto. Cercheremo di farlo. Però la situazione è questa. E se non abbiamo liquidità, se non incassiamo praticamente quello che dobbiamo incassare, per la prima volta dopo un po' di anni, dobbiamo ricorrere un'altra volta ai prestiti. Ma non dobbiamo arrivare a questo. Ed ecco perché io vi chiedo di votare questo documento, lasciando sempre una porta aperta che c'è, perché migliorare si può sempre migliorare. Però oggi abbiamo l'esigenza di questo, perché se no noi da qui a breve andremo ad ingessarlo in comune, perché non possiamo pagare nemmeno gli stipendi. Perché è chiaro che le scuole hanno bisogno del riscaldamento, hanno bisogno della refezione scolastica. La refezione scolastica non ci danno i trasferimenti che sono 5 anni. La provincia se riparla con la regione con la provincia. Sulle cose, sul demanio, la quota che dovrebbe venire a noi dall'agenzia del demanio, sono 4 anni che nessuno ne parla. Allora vedete quante cose ci sono di cui si può discutere e di cui se si trova una soluzione, se si trova una strada, forse riusciamo a risollevarlo questo paese. Perché tra una cosa e l'altra 1 milione di euro forse si riesce a recuperare, no? Se gli enti ci danno ragione. Ed ecco perché io, vedete, non mi stanco mai. Io un giorno sono a Catanzaro, un giorno sono a Cosenza, tu ogni tanto, no, che frequenti mi vedi. Io sto cercando di indessere un ragionamento di questo tipo. E ieri sera ho detto anche un'altra cosa, l'ho detto al parroco che si interessava di legalità e di trasparenza, dove diceva addirittura, dice, no, i bambini. Sì, ma i bambini, ma ognuno di noi nella nostra vita abbiamo la nostra stagione. No, i bambini sì, vanno bene, però quando diventano adulti, gli ho detto padre, ma quanti padri e quante mamme vengono da voi e vengono da me per dire, dice, ma io ho i sindaci, sì, trovavo una posta figli, ma qui sono pronto pure. Ed è un messaggio di legalità o di illegalità. Allora noi dobbiamo cercare di sollevare l'economia del paese, perché ha tante risorse. Ho parlato prima degli scavi archeologici, parlo prima dei beni culturali, parlo prima del centro storico, parliamo di Torre Talao, parliamo di tutti gli spazi che noi dobbiamo occupare. Però deve essere un'occupazione seria e soprattutto deve essere un'occupazione legale, perché noi se no altrimenti siamo destinati a fallire in questo paese. Perché vedete l'arretramento che c'è stato in questi giorni, quando ho visto di nuovo il nome di Scalea. Ho provato veramente una grande angoscia, perché se è vero che l'aeroporto, la superficie, come lo vogliamo chiamare, non era niente, ma era qualcosa che comunque un po' di occupazione la dava. Io sono d'accordo, e poi concludo, perché l'ho detto anche l'altra sera al Museo del Cedro, io sono d'accordo, ero d'accordo a non farci là la superficie, ma farci anche incentivare quella che era la coltivazione del cedro, di quella che era la trasformazione del cedro, di quella che poteva essere una risorsa reale. Ma oggi c'è, detto bene il consigliere Manco, oggi c'è, che dobbiamo fare? Siamo in grado di distruggere e ripiantarci di nuovo il cedro? No, e allora dobbiamo cercare di stare vicino anche a questo problema. Quindi io cercherò di andare in questa direzione. Aiutatemi. Grazie. No, quindi c'è l'impegno formale che andrà in commissione come è proposto da... Perfetto, ok. Ma è chiaro. Ma non è importante, le commissioni anche queste. C'è un gruppo di capogruppo, c'è, indipendentemente da tutto. E poi tra l'altro, io lo dico apertamente, alle conferenze dei capogruppo, se mi chiamate, se può essere utile anche la mia presenza, qui in alcuni circostanti. Io sono pronto e disponibile alla perché forse può essere un incentivo a un impegno.
possiamo esaminare in conferenza dei capigruppo, si possono portare in consiglio comunale, si convoca il consiglio comunale, si può, il regolamento lo possiamo sempre modificare. Va bene, allora passiamo ai voti. Chi è favorevole a questo regolamento? Voti. Tutti favorevoli? No. Allora, tutti favorevoli tranne il consigliere Bruno che è contrario o si astiene? Contrario, quindi Bruno contrario, tutti gli altri a favore. E l'esecutorio di esecutività? Immediatamente esecutiva? Per tutti tranne per Bruno che vota contrario, giusto? Ok. Allora, andiamo al punto, quindi fatto il regolamento. Numero 7. Costituzione e nomina, prima, seconda, terza commissione consigliere permanente, articolo 7 regolamento del Consiglio Comunale, la parola al sindaco. No, io volevo dire anche per questo fatto della commissione o altro, siccome questo era un Consiglio Comunale d'urgenza, è ovvio che i punti sono dovuti essere messi e inseriti all'ordine del giorno, però è chiaro che devono essere prima discussi, quindi io chiedo praticamente di non trattare questa cosa. Di non trattare quindi questo argomento, quindi chiedo di metterlo ai voti, di rinviarlo, ok? Quindi il sindaco propone di rinviare l'argomento relativo alla costituzione delle commissioni. Sulla richiesta di rinvio interviene Di Lorenzo e Manco. Ah no, fai alzata la mano. Allora interviene Di Lorenzo. Volevo dire. Sì, possiamo anche rinviarli, sindaco, però è chiaro che è una questione cogente questa, che dobbiamo prima o poi determinare, perché non è possibile che dopo 7 mesi le commissioni permanenti non sono ancora in grado di poter lavorare, quindi vediamo prima possibile si possa mettere all'ordine del giorno, magari evitando di fare tutta una sfilza di punti all'ordine del giorno, perché è chiaro che merita un approfondimento e un esame di un certo tipo, per cui credo che già al prossimo consiglio si può mettere all'ordine del giorno. Quanto mi riguarda lo metterò sempre tutti i consigli, tutti i punti che rinvio, ogni volta che rinviamo un punto io lo rimetto al consiglio successivo. Allora, quanto riguarda la risposta è sempre la stessa, appena noi avremo trovato l'accordo noi faremo la commissione, grazie. Penso che sia opportuno questo argomento trattarlo anche in conferenza del gruppo. Va bene, allora dobbiamo votare sulla proposta di rinvio del sindaco. Chi è favorevole? Allora, tutta la maggioranza è favorevole. Tu sei favorevole al rinvio? No, hai alzato la mano, che sei favorevole? Ah, e allora? Astenuto. E gli altri? Allora, tutti astenuti, no? Gli altri tutti astenuti. Pure io mi stendo. Ok. Allora andiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno. Modifica regolamento Consiglio Comunale in ordine alla possibilità di costituire un gruppo consiliare composto anche da un unico consigliere, così come proposto dal consigliere Manco Palmieri e giusto verbale della conferenza dei capigruppo del 16 dicembre 2016. La parola al proponente Manco Palmieri. Come avevo già relazionato lo scorso consiglio, in pratica la proposta è questa qua, che poiché dal data 26 dicembre 2012 è andato in vigore il decreto legge che introduce disposizione che promuove l'equilibrio per le rappresentanze dei consigli e delle giunte degli enti locali e regionali. Considerate gli statuti e i regolamenti degli enti locali che dovranno essere modificati entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge in esame, vale a dire con decorrenza dal 26 dicembre 2012, visto che la modifica messa in atto dal Comune di Scalea non ha previsto e non ha valutato la riduzione dei consiglieri comunali, ha fortemente limitato prerogative importanti per svolgere l'attività stessa sia in consiglio e sia nella formazione dei gruppi consigliari, poiché siamo passati da 20 a 16 consiglieri comunali. Pertanto, per consentire e legittimare la forma più ampia possibile di democrazia l'attività dei consiglieri comunali, ispirata al più ampio concetto di libertà e uguaglianza, si propone che al Consiglio Comunale di
votare la modifica dell'articolo 4 del regolamento comunale, precisamente la modifica del comma 2 e l'abrogazione del comma 5. E la proposta di modifica è che ciascun gruppo può essere costituito anche da un solo consigliere e a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettante del consiglio comunale. Quindi, questo è tutto. A voi la scelta. Qualcun altro che vuole intervenire? Ci sono interventi, richieste? Io vorrei dire questo. Di Lorenzo, sì. Noi già ci siamo espressi, già la volta scorsa, se non erro, alla modifica del regolamento per dare la possibilità a Palmiro di poter siedere anche nella conferenza dei capigruppo, per cui io voterei sicuramente a favore. Bruno. Allora, io faccio una premessa. Allora, il Movimento 5 Stelle fa del vincolo di mandato uno dei suoi capisaldi. Scusa, Bruno, mette il microfono. Ok, vediamo se ci arriva. Allora, preciso che non comporta nessuna spesa all'ente. Ok. Quindi, dicevo, sì, il Movimento 5 Stelle fa del vincolo di mandato uno dei suoi capisaldi. E quindi ritengo che questa proposta noi non la possiamo accettare, ma soprattutto perché ci andremo a trovare in una situazione veramente, potrebbe per assurdo succedere di avere 17 capigruppo. Per cui ogni consiglio comunale, la prima cosa da fare sarebbe di dover votare la fiducia al sindaco. È un po' un assurdo questo, per cui è un paradosso, per cui per questo motivo io ritengo di votare contro. Voi dovete parlare? Nessun altro chiede la parola? Allora mettiamo ai voti la proposta del consigliere Emango. Chi è favorevole? Alla modifica. Chi è favorevole alla modifica? 1, 2, 3, 4. 4 voti a favore. Manco, Lombardo, Fanfarillo, Di Lorenzo. Chi è contrario? Tutto il resto è contrario. Astenuto nessuno. Allora, non ci sono altri punti all'ordine del giorno. Alle ore 13:49 dichiaro chiusa la seduta. Grazie a tutti e buona giornata.